dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Napoli. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Bianculoschi prova a metterla dentro, sul secondo palo c'è Ibra, poi Abate per lui, Ibra, destro sul fondo, si è coordinato per battere, ha preso un po' sotto. Amsic, finta di Amsic, poi il destro e palla sul fondo. Robinho che ha tagliato dall'altra parte, dentro il pallone, Cannavaro lo aggancia, poi Campagnaro lo allontana, un po' le corde Napoli però, Gattuso la mette giù con il destro sul fondo. Van Bommel va via, bene Van Bommel in mezzo a tre, grande giocata di Van Bommel, poi arretrato il pallone, ha messo fuori ancora Cannavaro, insiste Gattuso, c'è Robinho, al limite Robinho, ribattuto Van Bommel, deviazione a corpo morto di Aronica che salva tutto, rimessa laterale per il Milan. C'è Ibra in movimento, eccolo servito, posizione regolare, va dentro Flamini come un treno, c'è anche Pato, ecco il suggerimento per Flamini, Flamini con De Santis che esce, Pato in area di rigore, Pato sulla linea, indovinate chi? Aronica. Calcio d'angolo sul secondo palo, prova a staccarsi Van Bommel, grande parata di De Santis, ancora calcio d'angolo. D'accordo, un traversone, non arriva nessuno, salva Cannavaro sulla linea, poi Pato, calcio di rigore, fallo di mano su colpo di testa, sì, di Pato, calcio di rigore e giallo per Aronica. Zlatan Ibrahimovic, 1-0. Pato, si gira Pato, pronto al destro, eccolo a giro, grandissimo De Santis, grandissimo qui. Ancora Pato, dice un 1-2, Pato in area di rigore, va via, ancora Pato, sta crescendo, dentro Robinho, De Santis, cosa ha fatto De Santis? Pato che prova a farsi vedere, Ibra dentro, ancora no look per Pato, ha un po' di campo Pato ma è ormai è largo, dentro c'è solo Ibrahimovic, uno contro uno di Pato, arriva Ibrahimovic, Pato dentro! Kevin Prince Boateng, 2-0. Qui Pato mi è piaciuto perché era troppo facile dare la palla a Ibra, non gliel'ha data, ha aspettato a rimorchio Boateng, il proprio compagno che l'ha messa dentro, ha cambiato la partita. Prova a partire Pato in contropiede, Pato è velocissimo, arriva prima di Aronica, Pato quasi in campo aperto, arriva anche Ibra lì accanto, Pato lo aspetta, vuole l'uno contro uno, taglia, Pato a giro, Pato! 3-0! Pato e Boateng hanno spaccato la partita nel secondo tempo, dopo il vantaggio è arrivato quel modo. Sì, tutti a saltare quelli del Napoli, non bravi a recuperare sulla palla lunga, non ne hanno uno veloce come Pato. L'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia, finisce 3-0 per il Milan contro il Napoli. Il Milan mantiene inalterato il distacco dall'Inter, allunga invece sul Napoli dopo lo scontro diretto. Sono felice, adesso è solo pensare a fare il nostro lavoro e sono contento perché ho fatto il mio migliore.